La permuta tra l'area dell'ex scuola media Carducci in Viale Duca degli Abruzzi e l'area dell'ex casa dello studente su Via 20 Settembre è ufficiale. Nello studio del notaio Trecco, Comune e Azzo hanno firmato l'accordo, meglio l'atto notarile. Il Comune si impegna a realizzare nel sito di 1.400 metri quadri di Via 20 Settembre il campo della memoria dedicato agli studenti morti. L'Azzo realizzerà invece nella zona dell'ex Carducci di 3.145 metri quadri una struttura all'avanguardia da destinare a residenza per gli studenti fuori sede. La differenza tra i valori di permuta permetterà al Comune di avere un introito di 91% mille euro, un fatto importante per tutto il mondo universitario perché la casa dello studente sorgerà a pochi passi dal polo umanistico, i tempi però sono stretti, il comune vuole realizzare al più presto il luogo della memoria, nello stesso tempo sa quanto sia importante avere una residenza studentesca nel cuore della città. È stato per noi molto importante ieri chiudere questo istituto della Permuta tra noi e l'azienda di diritto per lo studio perché finalmente abbiamo trasferito la proprietà dalla scuola media Carducci da parte del comune alla, al terreno dove era ubicata la casa dello studente dove come sappiamo tutti in quella terribile notte sono morti otto studenti. Pertanto ci dobbiamo dare da fare da subito un importante progetto per ricostruire questo luogo della memoria per perché è molto importante per la città dell'Aquila. Devo ringraziare il settore patrimonio del comune e anche i funzionari e la Presidentessa Morgante dell'Azienda per il diritto allo studio perché anche grazie a loro siamo riusciti in tempi, non dico brevi, ma brevi per quanto riguarda la pubblica amministrazione a chiudere questo importante istituto di permuta e stiamo facendo altri progetti per dare alla città dell'Aquila un volto nuovo.